Qual è fare la cosa giusta, ovviamente, per Coop? Ma per Coop fare la cosa giusta è convinta da molti anni di fare la cosa giusta, in quanto cooperativa di consumatori che vuole vendere prodotti buoni, sicuri, convenienti, ecologici, insomma, la sintesi nel nostro prodotto Coop. Siamo però presenti anche qui con uno stand a Fai la cosa giusta, perché era proprio quello che ci sembrava doveroso fare, esserci, perché noi di cose che a noi sembrano giuste, ma che lo possono essere anche oggettivamente, ne facciamo molte. Abbiamo visto nel corso della presentazione del nostro bilancio di sostenibilità alcune iniziative che abbiamo svolto sia con Acea di Pinerolo che con un gruppo di giovani, tutta l'attività che svolgiamo per il riciclo dei prodotti, per il buon fine, che sono i prodotti non più vendibili ma ancora utilizzabili. Quindi le presentazioni che ci sono state, al di là della mia che è stata una presentazione istituzionale, sono state delle iniziative svolte con diverse associazioni del territorio. Un evento al Lingotto di Torino, la più grande fiera italiana della sostenibilità, che ha ospitato aziende, cooperative e associazioni piemontesi che hanno proposto i propri prodotti e iniziative. Si tratta di un'iniziativa che è nata all'interno del programma Nutrire la città ed è stata l'occasione per vedere come Novacoop si è attivata sul territorio. Quest'anno abbiamo cambiato un po' la modalità di presentazione, però molte sono iniziative che sono anni e anni che facciamo, come quella dell'educazione al consumo consapevole, che vede proprio il lavoro fatto con le scuole di sensibilizzazione all'alimentazione, alla sicurezza alimentare e all'ecologia. Ci sono poi altre iniziative che qui non hanno potuto essere presentate, però io direi che il fatto che ci sia presente allo stand dei ragazzi che hanno cominciato a collaborare con noi da Pasqua, direi. Questi ragazzi di Coop Academy hanno progettato lo stand, l'hanno realizzato, noi gli siamo stati ovviamente di supporto e adesso sono qui con noi, quindi io trovo che sia un bel modo di coinvolgere le giovani generazioni. È un'accademia giovane consapevole in cui i ragazzi si propongono non soltanto di veicolare messaggi positivi, ma anche insomma di portare innovazione, quindi di avvicinare un pubblico molto più giovane ai valori Coop, ai valori del buon vivere sostenibile, insomma. Lo stand di Fa la cosa giusta è stato organizzato da ragazzi di Coop Academy, che è stato un progetto presentato nelle scuole a marzo dell'anno scorso e che ha riscosso molto successo. I ragazzi in passato hanno appunto elaborato un progetto che è stato chiamato la Coppa dei Campioni e che consiste fondamentalmente in una gara col carrello, una gara a tema in cui i vincitori avrebbero poi portato a casa l'intero contenuto del carrello quanto più la loro spesa fosse stata coerente con i valori Coop e con i menu che avevamo loro proposto. Negli anni abbiamo sviluppato diversi progetti sempre con un approccio interattivo, quindi con l'obiettivo di coinvolgere i giovani e di renderli parte attiva in questi progetti. Progetti che hanno un doppio livello di sensibilizzazione, inizialmente i ragazzi delle scuole dall'infanzia fino alle superiori vengono coinvolti in momenti di formazione con attività di laboratorio e poi sono loro che diventano i formatori del pubblico dell'ipermercato con progetti ed eventi pubblici. I progetti che abbiamo fatto sono molti, l'ultimo in ordine di tempo è una sfilata di moda con abiti realizzati esclusivamente con materiali di recupero e poi continuano le iniziative svolte in classe, quindi laboratori sul consumo consapevole, sulla riduzione degli sprechi e sulla corretta raccolta differenziata dei rifiuti. Ma quanto è importante la solidarietà? Storie di solidarietà, di accoglienza e di molta solidarietà. Perché una donna in quel momento ha bisogno di sentirsi sostenuta, creduta e soprattutto non giudicata. Toccano nel profondo, ma danno anche ogni volta che una donna si rivolge a noi la speranza che sarà finalmente la volta che ha scelto di fare
una vita diversa e di ricostruirsi una vita in tutta serenità. Alla fine abbiamo sottoposto i partecipanti a un fuoco di fila incrociato di domande particolari. Che aroma ha un incontro? L'incontro, che aroma ha? Un aroma... mi viene in mente lo stand di Expo del Marocco, tutto pieno di aromi, di profumi. In Expo siamo presenti anche noi come COP, abbiamo avuto un grande successo, quindi direi un incontro positivo, brillante. Un incontro all'aroma di caffè, all'aroma della sorpresa. Quanto dolce è un pensiero? Io penso che il pensiero sia molto dolce, come dolce un cioccolato fondente, perché un pensiero dolce è facilmente trasmissibile. È una dolcezza giusta, è una dolcezza che deriva dalla consapevolezza di consumare in modo critico. Che gusto ha l'attesa? L'attesa ha il gusto di cioccolato amaro. L'attesa è l'emozione dell'attimo successivo. Wednesday, my marchio Fior Food, naturalmente.